prendiamocelo questo onore. Meglio perché le donne hanno più attenzione a quello che è il bene comune e sono sempre più disponibili anche alle battaglie politiche trasversali. Qui abbiamo presente anche una parte del comune, però siamo più forti. Penso infatti al diritto della, al diritto di famiglia, alle norme sulla violenza sessuale. Tante leggi sono passate perché le donne sono state capaci, pur di arrivare all'obiettivo, di costruire proprio delle maggioranze trasversali. Ecco, una frase che mi ha colpito molto, e io chiudo perché già sono state dette tante cose, passo la parola a Stefano. Ho ricordato anche a Caserta Tina Anselmi, perché diceva sempre: oggi è ancora necessario di donne che siano ai vertici. Siamo poche donne ai vertici, ancora oggi, a partire dalla magistratura, alle imprese, perché anche se le donne sono entrate nelle imprese, non hanno ancora la maggioranza del comando. E quindi, però è necessario, diceva Tina Anselmi, di donne che siano ai vertici, del loro contributo di idee e di valori. C'è bisogno di far politica, di chi faccia ancora politica, credendo nelle idee e nei valori, come diceva alla sua amica Francesca Meneghin nel 1986. Quindi noi impegnate, perché oggi essere donna, impegnata in avere delle responsabilità, ecco, richiede impegno, perché c'è l'esigenza proprio di impegnarsi, e a volte come donna, noi siamo donne, quindi abbiamo una famiglia, quindi c'è del tempo che dedichiamo, che togliamo alla famiglia per dedicarci al bene comune. Però io ho sempre sposato il mio pensiero da piccola, perché vengo poi da una formazione in Cina, e quello di donare significa per me servire, essere a servizio del paese è anche un onore. Quindi questo, anche Anna, tu rappresenti, perché sei vicino a un sacerdote e l'abbiamo visto, è impegnato anche lui, quindi sono delle responsabilità che tolgono tempo, ma secondo me arricchiscono anche tanto, arricchiscono perché abbiamo delle possibilità che, fatte con il cuore, arricchiscono più di ogni bene materiale. Quindi io con questo vi lascio con queste parole. E grazie ad Anè, che rappresenta l'associazione Shalom, Salam, e la ringrazio perché quest'anno proprio questa associazione sono stata premiata, come ho avuto il premio Termoli e Donna. Quindi ringrazio di aver risposto a questo invito, ringrazio Anna, ringrazio Carmela, la dottoressa Carmela Basile, che è venuta da Campobasso e che rappresenta l'Europe Direct, sì, dell'USR di Campobasso, giusto, lavori anche della provincia. Ringrazio il mio direttivo nazionale che in questi giorni ci sta accompagnando in questi eventi itineranti per far conoscere la comunità rumena. C'è la mia vicepresidente, la mia segretaria nazionale Giuliana Caterniti, che rappresenta il direttivo nazionale. Ringrazio prima di tutto tutti voi che avete risposto a questo invito, ed un applauso grandissimo a Rossella Seramo, che è stata la protagonista, per averci dato questa possibilità di far conoscere Donna Matilde, questa grande donna, e complimenti per tutto ciò che fai, perché lei è una che si dedica tantissimo per il bene comune, anche lei come donna, ed è una donna modello come Donna Matilde. Quindi un grande applauso a lei. Grazie.